Non si ferma la protesta per il mancato reintegro dei medici andati in pensione dei nuclei di cure primarie della ASL 1. I cittadini si sono organizzati in un comitato per chiedere subito al manager della ASL, Ferdinando Romano, il reintegro dei medici per scongiurare le imminenti chiusure. Si tratta di presidi medici molto importanti per la medicina del territorio, aperti H12, con personale amministrativo, infermieristico e medico. Sono state già raccolte più di 4.000 firme. La chiusura potrebbe comportare anche la perdita di posti di lavoro tra amministrativi e infermieri. Sono mesi che va avanti questa battaglia, ma nonostante le rassicurazioni recenti del manager, nulla è cambiato. Le procedure di raffreddamento in prefettura si sono concluse con un nulla di fatto. Anche il difensore civico ha assunto una posizione netta. Il comitato propone pure ulteriori iniziative di sensibilizzazione da concordare con sindacati e dipendenti, come ad esempio un sit-in dinanzi alla sede della ASL. Abbiamo costituito questo comitato sulla base della denuncia che i medici hanno fatto del cattivo esito delle trattative con la ALS, perché riteniamo che debbano, diciamo, sono i nuclei garantiscono un'assistenza sanitaria 12 ore al giorno, tra l'altro con personale altamente specializzato sia dal punto di vista medico che infermieristico e di segreteria, e riteniamo che le argomentazioni della ALS siano assolutamente pretestuose, soprattutto quando si tocca il problema del bilancio. Perché ovviamente se una persona va in pensione e un'altra viene reintegrata, addirittura oserei dire, per quella che è la mia esperienza, che la ALS risparmia e non aumenta le poste di bilancio. E inoltre vogliamo segnalare con molta forza ciò che ha già segnalato il difensore civico, che questa realtà, cioè la realtà aquilana, cioè la realtà dell'area interna dell'Abruzzo, è penalizzata rispetto alle altre tre province, dove i nuclei stanno funzionando bene, i pensionati vengono reintegrati, mentre invece da noi questa cosa non riesce a trovare una soluzione.